non siamo cinematografici nel momento in cui poi vediamo, lo taglieremo. Ma niente, semplicemente volevo realizzare questo video in occasione, anzi aspetta, volevo realizzare questo video in considerazione che voi siete praticamente i cittadini che quest'anno hanno organizzato il Festival Cinema di Frontiera. Voi cittadini siete gli attori principali, siete praticamente stati proiettati nella fiction direttamente e di conseguenza la trasposizione temporale che vi vede praticamente davanti allo schermo con questa situazione ambientale praticamente noi praticamente vi proiettiamo direttamente all'interno della fiction, cioè voi diventate per una settimana attori di un fenomeno culturale, appunto della fiction, che al di là del valore aggiunto della letteratura italo-sicula proiettata dal signor Camilleri, la trasposizione, diciamo, cinematografica della fiction diventa praticamente la realtà oggettiva. Su questo io effettivamente non ho nulla da dire, perché in effetti queste considerazioni più ampie sulla figura nobile quasi di Montalbano rivede nei suoi aspetti più significativi quelli che possono essere degli elementi di comunione, di trasposizione della personalità, e trasmette in effetti dei valori di legalità che sono innegabili. Cioè Montalbano, che nella cultura locale è un commissario che normalmente viene visto come parte avversa, nel nostro caso ci rende simpatici, e in effetti c'è una trasposizione nella cultura di una trasmissione di valori di legalità che sono che non possono essere sottaciuti nell'ambito, diciamo, della cultura in generale, per cui Montalbano si pone come elemento di trasmissione di valori culturali improntati sulla legalità, tranne qualche furbizia e qualche cosa che possiamo anche ammettere, ma il fine ultimo della figura di Montalbano, della trasposizione letteraria alla cinematografia e più in generale alla fiction, ci vede praticamente con questa figura di riferimento simpaticissima proiettata in tutto il mondo, dove la legalità assurge praticamente a valore condiviso. Ora, da qui che il tema, diciamo, su cui si insiste giustamente, forse per alcuni aspetti, anche perché c'è un aspetto più di che natura organizzativo, riferito proprio alla necessità di trovare delle locuzioni, delle locazioni di trasmissione di valori tra il territorio e la cultura, in un modo di avvicinare, diciamo, la troupe cinematografica in modo da poter, attraverso le immagini, cercare di mutuare ancora di più praticamente la figura del nostro territorio. Ma se si va al di là della piazza, la Regina Margherita, che esprime quegli alti valori compositivi dal punto di vista antropico, culturale, architettonico, urbanistico, se vogliamo, si va praticamente a poco altro, in quanto praticamente, a parte qualche veduta esterna non ancora contaminata da inserimenti più o meno, diciamo, più o meno contaminati appunto da questo, da questa, diciamo, contraddizione che esiste tra praticamente la trasmissione di cultura del cinema di frontiera come elemento culturale, e poi vediamo i risvolti praticamente che si hanno, non sto leggendo, che si hanno, sto pensando, guardando alcune facce di alcuni amici qui su Facebook, che praticamente mi trasmettono tanta simpatia
e amicizia praticamente. Niente, volevo dire che il cinema di frontiera, pur apportando enorme valore aggiunto dal punto di vista territoriale, in effetti vediamo che da 13 anni a questa parte le condizioni più generali di base del territorio non sono cambiate, se non peggiorate. Ecco, se praticamente il cinema di frontiera ha un alto valore aggiunto per quanto riguarda il richiamo, di converso le attività antropiche delle amministrazioni in ambito locale non hanno avuto spunto da questa manifestazione per inverare praticamente una politica in grado di poter accogliere quelle persone richiamate appunto da queste manifestazioni. Per cui questa è una contraddizione, cioè tra la gestione, tra il messaggio, il richiamo del cinema di frontiera e praticamente la realtà oggettiva, che praticamente latita ancora di più e con più forza nella propria gestione del territorio in termini di accoglienza. Ora qui si è innescato da qualche giorno praticamente anche in riferimento al finanziamento, che praticamente vediamo che la banca che praticamente gestisce tutti i fondi che arrivano al comune di Pachino praticamente ha la forza finanziaria per poter fare questa attività, però poi di fatto non ha la forza politica per gestire. Ecco perché si è innescata questa contraddizione ultimamente tra il segretario del circolo di Pachino del Partito Democratico e praticamente il sindaco con il suo comunicato. Io dico che farebbe bene Pachino Camminiose, che in questo caso viene chiamata e viene in effetti a configurarsi come proprio braccio armato solo di una parte della politica, l'ho già consigliato al suo titolare, che è praticamente un canale che intende portare elementi di cronaca, deve giustamente equilibrare le posizioni, cioè non può essere tutto a vantaggio da una sola parte a discapito dell'altra, servendosi praticamente delle comunicazioni video, di cui hanno capito l'importanza. Ecco, vedi, qui hanno capito l'importanza della comunicazione video e la sfruttano ampiamente attraverso questi comunicati, che ripeto non hanno il grado di essere, ma non lo saranno, non lo sono stati, perché anche l'altra cassa, diciamo, noi vediamo la contrapposizione di due tipi di cultura, quella istituzionale e quella oppositiva, che si comportano attraverso dei canali differenziati. Ora il canale che riguarda praticamente, che io individuo giustamente in forma progressista nel Corriere di Pachino, praticamente questi nel momento in cui hanno avuto l'incarico di progettare e di realizzare il pezzo al cinema di frontiera, hanno abbandonato completamente il canale di comunicazione, perché praticamente è come se avessero ricevuto qualcosa che gli dice: noi vi diamo da fare questo, però l'informazione lasciatela a noi. E questo è quello che io vedo e che si è verificato in effetti. E però il sindaco, bescamente da democristiano puro, e qui è il quid, ha cercato di innescare un processo di divisione all'interno del contesto progressista, nel momento in cui i maggiori attori della realizzazione, a cominciare dalla signora Barbara, che praticamente finalmente il festival è stato presentato da un cittadino, no? Intanto rappresenti un gruppo di commercianti, non sei un cittadino qualsiasi. E poi ricordiamo la signora che praticamente per qualche anno ha fatto anche l'assessore provinciale, per cui non si può da un giorno all'altro dismettere dai suoi panni pubblici per affermare che il cielo viene. Quindi poi si innescano tutta una serie di discussioni, insomma si innescano tutta una serie di,
polemiche, che praticamente è inutile che il signor Bruno dice ora basta polemiche, poi i conti li facciamo dopo in questo momento. Qui c'è il rischio che praticamente oltre ai 21.000 euro che praticamente sono stati dati attraverso la banca, perché la banca chiaramente ha degli interessi forti a gestire la Cassa del Comune, per cui dall'accordo è la banca che cede al Comune 21.000 euro l'anno. Voglio dire, basta questa semplice deduzione per capire quanto la banca prende dal Comune. Cioè, non è che sono dei mecenati, solo che praticamente non è andata giù il fatto che la banca viene considerata, c'è una forma un po', capito, non sono mai riusciti finora a ricollocare gli effetti propri della forza economica con la gestione propria degli effetti amministrativi e politici. Questo è a quello che tenderanno nel prossimo futuro a poter chiudere il cerchio. Però io ho qualche preoccupazione in questo senso, perché vedo che praticamente se si riuscisse a chiudere questo cerchio e non ci fosse in effetti una terza forza tra le due, perché praticamente la banca entra in conflitto di interessi, cercando di perorare la sua politica attraverso degli uomini, cerca di raggiungere questo obiettivo. Per cui questo obiettivo, secondo me, non è positivo per la gestione complessiva del territorio, perché ci vogliono degli elementi di distinzione tra gli interessi economici portati dalla banca e gli interessi amministrativi che devono essere portati da terze persone. Ora, chiaramente, non è l'amministrazione del buon aiuto quella che può in qualche modo, diciamo, risolvere le problematiche future di questo territorio. Qui, tra le due contendenze che esistono, tra queste forze progressiste che poi per la gestione di un festival vengono assorbite, amiconi, no? Cioè, dopo averlo attaccato per 4 anni, vi dà l'osso, perché poi in questi termini sì, bisogna parlare in forma brutale, vi dà l'osso e allora il sindaco Barbaiuto diventa un amicone, cercando in qualche modo di rompere quel fronte interno che si è formato tra la parte politica, Lau, che poi è legato alla vicepresidenza proprio della banca, e praticamente il gruppo di ragazzi che praticamente forse con questa attività hanno trovato il sistema per mettersi da parte qualche soldino, ma giustamente il loro impegno deve essere giustamente in qualche modo ripagato, perché qui non lavora niente nessuno per nessuno. Ora, qui il contendere è proprio questo, che praticamente dopo gli anni passati con la gestione praticamente del signor Pintaldi, che fin dall'inizio, e Pintaldi, il suo errore è stato quello, o meglio, il suo errore è stato completamente scardinato, perché lui, oltre alla città etica, voleva anche portare, scippandolo in qualche modo, perché c'era Gianpaolo Cugno all'inizio di questa storia, che è stato estromesso da questa attività, eccetera, eccetera, perché lui è un pochettino di ispirazione, diciamo, di idee non proprio riferiti alla sinistra, ma a altre collocazioni politiche. Il signor Nofrio Conti, perché poi praticamente non so per quale cavolo di motivo, questo signore sul panchino globale ha incominciato praticamente la sua attività da Nofrio Conti, e tra l'altro aveva la sua mail, la parola d'ordine per entrare, la password era Spinello, per cui in qualche modo questo ce l'aveva, voleva fare ombra a me, non so che cosa voleva fare, eccetera, eccetera. Nel momento in cui io all'inizio ho accolto con molta veridicità, diciamo, percependo in un'occasione, ero lì presente, ho percepito quest'aria nuova, ma nel momento in cui mi sono reso conto che Nofrio Conti coincideva con la persona del patron nel Festival Scena di Frontiera, da quel punto
Da quel momento in poi, oltre a una grossissima delusione, ma proprio una delusione forte, perché mai avrei pensato che una persona di così, volevo dire alta cultura, però in effetti con queste attività la sua cultura si è abbassata al massimo, e cominciando con una serie spalleggiata spalleggiato da Turiborg, no? Si presentò, questo oramai sono storie, è storia, si presentò 10 anni fa, che lui era Pantomas, no? Cioè, a chi vuoi fare ombra, cioè nel senso proprio, capito, a chi vuoi fare ombra, a chi vuoi sbeffeggiare, a chi vuoi. Hanno tentato in varie occasioni di sbeffeggiarmi, perché praticamente ho sempre scritto quello che penso, ho sempre scritto quelle che potevano essere alcune verità, e tornando al cinema di frontiera, il signor Patron si era messo in testa con Città Etica da una parte, che poi scrissero anche una cosa tipo un verbale d'arresto nei miei confronti. Questo si era messo in testa che attraverso praticamente il cinema di frontiera si doveva assurgere a condottiero della tavola rotonda e praticamente essere praticamente portato in pianta di mano per poi essere presentato come sindaco di Pachino. Gli è riuscito solo di presentarsi alle provinciali, ha preso una cifra irrisoria di 300-400 voti, insomma. Ora qui la polemica, quando si dice la polemica politica, lasciatela da parte. Per anni c'è stata una polemica politica contro i gestori del Festival del Cinema di Frontiera da parte della sinistra e di alcuni elementi del PD. Quest'anno invece, siccome loro sono proprio con le mani sulla gestione, praticamente la politica va messa da parte per non si sa quali fini. Questa è una cosa che io francamente non posso ammettere, perché qui si vedono e si scontrano due tipi di cultura, dove quando c'è le mani in pasta tutti devono stare muti, quando invece praticamente le mani in pasta ce l'hanno gli altri, tutti devono stare lì a criticare. E per cui ecco che bisogna, nell'ambito di questa cultura locale, trovare una terza via, perché così non si potrà mai fare nulla di buono. Bisogna trovare delle persone che rappresentino una terza via, equidistanti da questi assetti consolidati, e che assurgano a nuovi gestori, a nuovi amministratori di questo comune. Questo è il progetto politico che dovrebbe essere portato avanti, questo è il progetto politico per ridimensionare una volta per tutte a queste diatribe che poi di fatto abbiamo visto nell'arco degli ultimi 10 anni, non dico proprio dall'inizio, ma nulla il cinema di frontiera in termini di qualità, cioè sì, c'è la qualità nel senso che ci sono delle persone che vengono, perché andate a vedere i bilanci del cinema di frontiera nel 90, 2007, 2008, 2009 si arriva a cifre di 100.000 euro, quando poi in effetti cadono per due iPhone su 20.000 euro di rimborso spese da parte del comune. Cioè qui c'è una grossa cifra che non viene controllata da nessuno. Ecco qual è il contendere vero di questa, cioè voglio dire, questa manifestazione, l'indotto e tutte le cose che vengono scritte nei libri di cinema, sì, ha un suo valore, ma ha un suo valore a carattere localistico, ha un suo valore perché la fiction si tramuta nella realtà, ed è una manifestazione che tutto sommato non me la sentirei mai di, diciamo, di far cessare, perché oramai è entrata nella sua tradizione, la gente ha questo momento di svago culturale su questa cosa, e ha senz'altro un valore che non può essere considerato. Però da qui a dire che c'è 2 milioni di indotto, mentre poi suffragati da un libricino dell'Università degli Studi di Catania, praticamente se ci sono 2 milioni di indotto, non capisco come poi non si riesca a trovare nell'ambito di questi 2 milioni di indotto anche, diciamo,
il 2% per poter privatisticamente poter fare la cosa. C'è sempre bisogno della delibera del comune, della giunta e di queste cose qui. Per cui il cinema di frontiera, al di là di questi valori raggiunti, al di là di queste cose che praticamente andrebbero meglio riscontrate, penso che abbia sempre bisogno, diciamo, del finanziamento pubblico, e questo praticamente su chi si deve prendere i meriti di questa riuscita, che siamo stati noi a poter fare il cinema di frontiera, no? Siamo stati noi che abbiamo messo i soldi, per cui l'autopolemica e la polemica non finirà mai. Perché il cinema di frontiera non è visto come valore condiviso, ma è visto soltanto come un elemento contributivo per poter affermare poi la sua parte politica, nel riscontrare, nel cercare di riscontrare una parte dei voti dei cittadini per le prossime amministrative e per tutto quello che sarà nel futuro, diciamo, questa manifestazione. Cioè, ci sarà sempre il contendere sovrano tra due parti che cercano di acclararsi e cercano di essere loro quelli che dicono e tenere il vessillo: l'abbiamo fatto noi, non l'abbiamo fatto noi. Ma praticamente non sarà mai privo di polemiche, voglio dire. Le polemiche si susseguiranno, le polemiche saranno sempre attive. E non vorrei che questa polemica ultima possa in qualche modo, con un moto proprio di riprendersi praticamente una rivincita sui detrattori, che il sindaco di Pachino, sui 21.000 euro che vengono portati dalla banca e sulle attività di Bruno Marziano, sembrerebbe quasi dai video che Buonaiuto furbescamente si sia avvicinato molto alla sinistra, come se, insomma, in qualche modo volesse essere accolto tra le loro braccia. Ho avuto questa impressione minima, però appunto dicevo che il confliggere delle polemiche potrebbe essere, per gli ulteriori 15.000 euro che il Comune di Pechino voglio assegnare a questa manifestazione, che quello alla fine può dire anche che praticamente per tutta una serie di motivi non li eroga, insomma. Vabbè, questo volevo fare un video così per sintetizzare un attimo quello che penso a questa distanza, avendo degli input da varie provenienze, che è la cosa che praticamente mi piace fare, perché anche a distanza sono vicino, insomma. A questo, nell'ambito della nostalgia, recentemente Repubblica ha praticamente mandato un bellissimo articolo sulla nostalgia come forma di guarigione, in qualche modo. Cioè, chi non è nostalgico praticamente è colui che soffre. La nostalgia è un bene per l'umanità, è un bene per gli uomini, è un bene per tutti quanti. Io vi saluto e vi auguro buon proseguimento. Se ci vediamo, facciamo finta di non conoscerci.